Bentornati da Dio del Metal nel 12° episodio della Ragnarok. Ragazzi, questa serie sta continuando all'inverosimile. E voi state incominciando a non guardarla più e mi fa incazzare. Perché? Ragazzi, siamo arrivati in un punto che praticamente ho allenato Pinsir e non ho cambiato il nome, non ho cambiato il nome e non ho messo un nome più degno, Jirai Gumo. Guardate quanto è diventato forte e mi è servito anche perché... Beh, forte no, però almeno meglio di quell'altri. E purtroppo non l'ho portato fino all'80 come sono quell'altri. Comunque, li ho fatto apprendere furto e fossa. Ragazzi, furto l'ho usato in maniera molto tattica contro l'Oxato del primo Super 4 della Lega. Per rubargli avanzi. Allora, non ho rubato 6 avanzi, ho fatto 6 game over, perché tanto poi gli strumenti all'avversario vengono ripristinati una volta che è finito di combattere. E quindi, ora finalmente, cioè proprio da ultimo, ho messo avanzi quasi a tutti, vedete, leftovers, quindi. Poi, sono andato al tunnel roccioso per vedere se trovavo frane, non l'ho trovato ovviamente. E ho trovato i 2 fossili di Omanite e Kabuto, ma mi servono un tubo. Le lascio marcire. Poi non c'era altro, non c'era neanche gli allenatori. E ho trovato però Steel Wing, che ho insegnato a lui al posto di agilità, perché tanta agilità non lo uso mai e potrebbe essere utile. Almeno è stabbata e si fa tanti danni. Se bisogna scegliere se fare un attacco del genere, si sceglie un attacco stabbato. Poi il resto è rimasto uguale. Allora, vediamo un po' che succede qui. Un altro cadavere, fa una brutta fine. Perché qui furto è fisica, quindi tanta roba. Però tanto ora non mi serve più, perché una volta che ho lo strumento, lui non ruba più nulla. Però furto è fondamentale, perché praticamente funziona così. Furto, se te non hai nessuno strumento e l'avversario ne ha uno, ne lo ruba in battaglia e se lo tiene lui. E poi anche se finisce ce l'hai addosso. L'unica cosa però, se è uno strumento utilizzabile sulla battaglia come le bacche, viene usata sulla battaglia e poi dopo non ce l'hai più ovviamente. Però se è uno strumento come avanzi che non si esaurisce, ti rimane addosso e mi sembra che sia l'unico modo per ottenerlo. Allora, abbiamo battuto nello scorso episodio la Lega Pokémon potenziata con tutti i Pokémon broken. Quindi c'ho da andare a Montargento per vedere se si è sbloccato qualcosa di nuovo. Quindi, per andare a Montargento, devo andare a Yoto. Quindi facciamo così. Certo, perché io c'ho Wingull di merda, che si è evoluto in Bakuchin e me lo scordo sempre. Ah, pensavo che non venisse più registrato. Ora, se mi fa andare lì per niente, io mi incazzo. Allora, volevo battere il rosso con Jirai Gumo, però è troppo debole. Ancora. Dovrebbe salire almeno di altri 5 livelli. Però tanto lo fanno fuori, le mosse, roccia, fuoco, e poi... cioè, capito? Quindi non so che potrei fare qui. Ma io senti, facciamo una prova. Infatti, quanti PS c'ha? Oh, c'ha quasi più PS di lui che ha il 94. Comunque quello che ha più PS è Necros. Allora, togliamo il bacucchino di merda. Allora, voglio farlo con un Pokémon solo. Però ho visto che nello scorso episodio ogni 3x2 appaiono un rivale ad ogni angolo, ragazzi, con dei Pokémon broken della Madonna che possono imparare, che hanno tutti mosse illegali. L'avete visto? Guardatevi lo scorso episodio nella fine, ragazzi, perché deve affrontare obbligatoriamente la Lega Pokémon potenziata. E non si sa nemmeno se l'ho fatto bene, perché qui non si sa se... Se, ragazzi, non si sa se poi appare rosso, perché mi dice che dovevo battere la Lega un'altra volta. Ora andiamo a vedere. Però qui nel frattempo uso un cazzo di... Dov'è? Repellente, perché non se ne può più. Già che qui devo andare alla cieca. Allora, non capisco perché, scusate, nell'episodio
10, dove Jinzo muore, io mi ero molto frustrato e appunto ero lì che volevo abbandonare la serie. Voi invece vi siete messi lì a dire no no, devi continuare, che risuscita tutto il team, vai a spaccare qui, vai a spaccare là, su e giù. E poi carico l'episodio 11 dove continuo, che sarebbe quello scorso, e se lo guarda un quarto della gente di quella lì. Ma là che cazzo, cioè io ste osse non le sopporto. Che cazzo consigliate a fare? Che cazzo partecipate a fare se poi non continuate voi? Cioè, ma ragazzi, va bene, posso capire le notifiche buggate dei seguaci, dei feedback di YouTube che non arrivano, però controllatelo il canale almeno una volta al giorno. Sapete che ora carico... Guardalo, io non l'avevo neanche visti. Non l'avevo visti. È forte. Ora abbiamo capito perché Team Rocket ha avuto problemi. Sì. Certo, vedremo. Almeno che non abbiano cambiato i Pokémon nelle mosse, non dovrebbe essere un problema per noi. Dovrebbe essere uno degli allenatori più semplici di questo gioco. A quei livelli lì. Scommettete? Lui tanto parte con Pikachu. E chi se ne frega. Ragazzi, io spero che non ci siano altre cazzate. 75-57 minuti. 75 ore, ragazzi. Io ci ho speso almeno 50 ore, perché un farming di 30 ore ce l'ho messo tutto. Perché ci ho fatto una notte intera. Ci ho fatto almeno 4 ore, 5 nell'altro episodi. In ogni episodio quasi, quindi... Il tempo effettivo è quello, anche se si è aumentato il gioco con la velocità. Però vediamo un po' che cazzo succede, perché io non so un tubo ancora. C'è un cane. Ciao merdaiolo, t'abbiamo trovato. Ora che cazzo fai? Che c'è un team di coleotteri che ti vuole mangiare il fegato. Dio Cristo, togliamoli ex pesciere, per favore. Mettiamoli King's Rocks. No, mettiamoli Rapidartigli. Ah no, Rapidartigli ce l'ha coso. Ce l'ha Jinzo. Dionzetto. Quindi Leftover, so. Certo. Vediamo un po', siamo pronti. Sì, Quick Claw ce l'ha lui, perché è importante che Jinzo attacchi subito. Non ti vedo. Non ti vedo. Madonna, ti facciamo un culo, ti apriamo come un... Mamma mia, che culo ti facciamo. Che culo ti facciamo, sì. Per l'amor di Dio. Con Thunder. Probabilmente hanno messo Elettropalla che ne raddoppia l'attacco speciale a questo scemo. Perché sennò è troppo un abbo, capito? Io c'ho avanzi, non te lo ricordi? Ma che ci fai con Quick Attack? Guarda come avanzi, cambia il gameplay. Mi toglie quello che... Allora, mi sono curato 3 volte. Ora ci si cura. Con limonata. Ma perché? Ma scusa, perché fai fulmine e lo fai una volta e continui a fare ste cazzate? Io proprio sotto. Guarda. Stupido. Vedi? Pinsir non mi ricordo se impara terremoto, però poteva imparare a frana, ma non si trova. Dio Cristo. Però ti faccia un culo come un paiolo. Cosa fa? Guardalo! RNG! E qui è stato furbo, Qui però ci fa il culo. Che non gli stoglie nulla. Però per te c'è una bella sorpresa. Ma che cazzo ci fai? Con tubo fuoco! Fa schifo! Dio Cristo, no, uccisi 50 Charizard e fanno tutti schifo. A parte quello dei programmatori ci va incendio. Non si sa per quale motivo ci va incendio. Blastoise ci fa il culo. Quindi... Io metto Pinsir. Ora non c'è più Charizard, non ci fa più un cazzo. Guarda, sono anche più veloce.
Madonna, è schifo. E ce l'hai anche te il 70%. Ma che ci fai? Ma che ci fai? Ma te fai schifo. Ma non c'è neanche bisogno di potenziarsi. Che schifo che tu fai. Allora, abbiamo attaccato prima noi. Quindi crepe, eh. Dai che viene Snorlax, facciamo fuori con un attacco. Sì, meglio. Meglio Palaia. Però ci potrebbe far male con gli attacchi speciali. E che fai? Turbo fuoco anche te? Che fai schifo? Allora, ho sbagliato mosso. Devo fare quella di tipo buio. Dove c'erano neanche strumenti. Vabbè, l'ho tolto di più. Con. Perché Tiff c'ha 40. Allora faccio prima fa. Così. Rifai il giorno di sole, si t'ammazzo. Bravo. Madonna, che battaglia del cazzo. Ancora lui. Dio Cristo. Forse ci ammazzo con tuono. Però tanto mi sembra che la luce del sole diminuisca la precisione. O la precisione o la potenza delle mosse elettro. Quindi cazzo. Ma lui è scemo e fa quel attacco di merda. Che fai schifo. Bastardone. È rimasto Snorlax e Espeon. Che schifo. Fai schifo. Allora lui ci fa danno normale. Può darsi che ci possa anche uccidere, perché considerando. Ma noi ci abbiamo un mossone per questo. Anzi, ci abbiamo anche Tiff. Che ha fatto riflesso. E noi te lo spacchiamo. Guarda, tanto li toglie. Dai, vai, curati, c'ho questo. Che schifo. Fate schifo. Ragazzi, ma voi avevate paura di rosso? Ma è uno degli allenatori più facili di tutto il gioco, ma voi non lo capite. Anzi, vedi, io ho salvato fuori. Quindi ora, per... Siccome, guarda, ve l'ho detto io nello scorso episodio, in un quarto d'ora finivo il gioco, e voi non ci credete. Guarda, ma guarda, dove è la potenza di essere allenatore? Allora, io vi faccio vedere una cosa. Io lo rifarò con un solo Pokémon... Che è successo? Ancora. Ah, mi chiama Ax, quello con i capelli sparati di merda. Vermilion City. Vermilion in Office Block. Vermilion City, non mi ricordo qual è Vermilion City. Sì, e poi che fai? Mi mandi dell'isola Orange del cazzo? Io però faccio così. Voglio vedere se riesco a ucciderlo con un solo Pokémon. Con tutti i coleotteri che ho. Quindi. Allora. Charizard però rompe il cazzo a tutti. È quello il problema. Ci attacco d'ala di merda. Allora facciamo così. Allora. Lascerò sempre Necros, in questa battaglia. Poi se mi muore, ragazzi, io ci provo. Prova a distruggerlo con ogni coleottero che c'ho nella squadra usando solo lui. Vedi, li devo mettere. Allora, qui è meglio potenziarci perché. Bastardo! Me l'ha fatto fare a vuoto. Allora, uno. Ci fai un cazzo. Due. E consigliamo Pinsir. E tre. Così un c'è Cristi. Che morite tutti. Bastardone. Dai, metti Charizard ora che mi posso difendere. Mi Pikachu del cazzo maledetto. Devi crepare all'inferno. Lo ci fa fuori. Ma lui c'ha turbo fuoco, vero? Lui c'ha turbo fuoco. Durante mosse. Lo sa anche lui che fa schifo. Lo sa anche te che fai schifo. Mi ricordo Steelwing. No, Steelwing li toglie poco. Sbagliato. Guardalo. Che schifo. Allora posso mettere. Guarda, lo uccido anche così. Allora posso mettere anche Zozo. Cioè. Ma per favore.
Ma che cazzo di allenatore sei? Io ti brutalizzo con ogni... con un solo Pokémon, porca puttana, guarda. Guarda che troiai! Che schifo! Vabbè, lui c'ha più difesa. Per fortuna. Perché se no qui non c'è gusto. Non c'è. Guardalo, come va giù. Jirai Gumo sale! Ah, perché c'ha... Che c'ha Jirai Gumo? Ah, perché l'ho messo... spione, non ci toglie un cazzo. Stronzone. Snorlax di merda, ti facciamo fuori col potere dell'acciaio. Guarda. T'ho battuto già due volte. Ora lo rifaccio. Perché ovviamente uno non vuole andare lì ogni volta. Exodia. Dio Cristo, Exodia. Lo attaccano sempre prima, però vedremo un po' che fare. Forse con lui è quello più difficile. Che devo l'attacco d'ala di merda, non si può difendere. Allora, però ci togli poco con le mosse, tipo... Bastardone. Ecco, può essere un problema questo, eh. Può essere veramente un problema. Bene. Però può essere un problema perché mi ha ridotto l'attacco di due, ragazzi. E che schifo. E ora che cazzo faccio io? Blizzard, ma te sei di fuori. Ma c'ho l'attacco speciale. Guarda, non li tolgo con Parasect. Che fa schifo. Madonna. Jirai Gumo. Ma che ne ho lasciato Exp Share? Non mi fai vedere? Sì, l'ho lasciato Exp Share. Ah, vabbè, perché ho ricaricato la partita. E come metti Charizard? Che mi può uccidere? Perché? Che fai schifo. Ecco perché. Guarda come dormi con la potenza dell'erba. Ma per favore. Vabbè, non gli tolgo nulla. Vai, tolgo di più con questo. Non posso avvelenarlo. Che cazzo ha fatto sintesi? La dormi. Con Parasect è difficile. Fai brutto colpo, per favore. Fai brutto colpo. Critico. Evochiamo un critico per Exodia. Che con 5 pezzi distruggerà questo nabbaccio duellante di merda. Stronzo deficiente. Merdaiolo. Poi non so io che come cazzo procede il gioco, Se quello stronzo ci ha chiamato, vuol dire che continua ancora. Quindi, boh. Tanto qui... Bene, vedi? Potenza del critico. Charizard. E ora bisogna addormentarlo per forza. Ma lui fa turbo fuoco e deficiente. Non è che fa attacco d'ala che toglie 60. Mi toglieva un casino. E siete tutti scemi. Siete. Però qui mi conviene fare l'accelerazione. Ma guarda te. Sperando e dormo un pochino di più. Certo. Ora guardate. Guarda, qui ragazzi, come faccio? È tosta, Le facciamo finire tutti. Turbo fuoco. Però mi uccide così. Vabbè, vediamo un po' che fai. Limonate. Wing Attack c'ha 35. Di Cristo. Allora, bisogna sfruttare il fatto che lui faccia turbo fuoco. No, ho sbagliato. Madonna, ho sbagliato cura. Meno male è scemo ogni tanto. Allora. Qui però perdo turni. Alla fine mi fa il critico, quindi so per quale motivo mi ha tolto di più. Non è neanche. Guardate, mi toglie sempre di più. Allora che ci hanno messo la meccanica che ogni volta che mi curo mi tolgano di più. È possibile. Perché tanto. No, non è vero. E allora è una cosa casuale. Dai, che palle. Oh, io ci posso stare. Oh! Grandissimo! Però tanto sono super lento.
Vedi, attacca prima lo stesso. Però bisogna sperare che stia fermo almeno un turno. Guardate, guardate come sopravvive a un danno per 4. Nonostante, ora alla fine fa il critico, eh. Madonna, ho finito tutto. Bravo. Bravo scemo. Sono più veloce. Lui però poi fa ricarica totale del cazzo. E ora sarebbe un buon momento per fare il colpo critico. Però mi devo curare per forza, ragazzi. Mio becco. Guardate ste battaglie rotte. Perché lo usa ora? Cioè, usalo un po' più tardi. Usalo. Niente, Parasect non ce la fa, purtroppo. Avete visto? Contro Parasect i Pokémon di debolezza per 4 non ci si può fare. L'unica è Zozo che può andare avanti con rotolamento, ma poi un po' finisce lì. Perché purtroppo non so come tutti, come Necros che si potenzia all'attacco. Ora ci riproviamo con solo Zozo. Però questo giro voglio boostarmi un casino. Non me ne frega nulla. Non me ne frega un cazzo. Meno male che qui è apparso subito rosso. Meno male come hanno fatto fare altre cose. Perché saprete che qui mi fanno fare una marea di roba. Fanno fare un sacco di cose inutili. E non ho più voglia. Allora, poi ovviamente devo continuare la Cobra Lock. La continuerò. Si sa quanto durerà. Ma ha tolto uno! Ma ha tolto. Ma pilati. Ecco. Donne e coglioni. Non posso rimanere paralizzato io. Dov'è? Guarda, mi tocca sprecare questo. Accidenta a te! Accidenta! A te! Stronzo del cazzo! Ma è possibile? Meno male che vuole per 4! Figlio di puttana! Il Cristo, ti faccio dei danni che neanche te lo immagini. Anche con l'attacco ridotto. Non mi frega nulla. Però lo ritolgo poco. Guarda come ti togliamo da ogni turno di più. Voglio usare quello della precisione. Se ce l'ho sempre. Guarda. Guarda già come lui ha cambiato tutto il gameplay. L'ho detto. Ma che fai? Bigliati questo e stai zitto. C'ho l'attacco ridotto di 2, ragazzi. Questo ti fa capire la potenza di rotolamento boostato con Defense Carl. E lui che vuol fare? L'unico che lo può bloccare forse è Snorlax, perché c'ha parecchia difesa. Io faccio sì. Allora, X accura, sì, perché non voglio più fallire. Tanto uno ha paura di l'altro, ma che vuoi che faccia? Lui mi toglie poco. Anche con lo psico. Guardate quanto li tolgo poco. Nonostante ci abbia poca difesa lui. Perché mi hanno ridotto attacco a me. Però ora non fallisco più, Snorlax del cazzo. Vediamo che fa. Fa Body Slam. Che deve fare? Non ce l'hai. C'ha l'autodistruzione. Però vedi, a lui non mosso però che ne l'hanno messo. Come mai? Io ne l'avrei messo, per esempio. L'allenatore che dovrebbe essere più difficile. Guardate. Ma che fai? Non ce l'ho mosse speciali io. Brutto scemo. Abbiamo vinto di nuovo. Allora, chi mi rimane? Jinzo tanto è quello più semplice. Ma non per il livello, perché c'è tipi più vantaggiosi contro questo scemo. Dunduser. Bellissimo. Pinsy è peccato, perché se era di qualche livello superiore lo facevo anche con lui. Che tanto è semplice, c'ha Sword Dance. Sicuramente resiste molto di più che di Parasect contro Charizard. E si prova anche con lui. Allora, una bella strategia è questa, subito. E te mi hai rotto il cazzo. Figlio di puttana maledetto, schifoso. Mi hai rotto coglioni.
Ha rotto il cazzo. Stronzo di merda. Hai rotto coglioni. Sì, uguale. Vedi perché fa schifo quel topo di merda? Per quello fa schifo. Che ora sono sotto con l'attacco io. E me lo devo riportare all'inizio. E poi devo boostarmi ancora. E spreco un sacco di turni. Colpa di quel deficiente. Ho sbagliato. Mi tolgo di più con le mosse lotta. Guardate, mi toglie per 4 e fa schifo. Ma che per... Ah sì, per 4 mi togli, sì. Che schifo. Non fate più nulla, mi fate... Guardalo. Non mi fai un cazzo. Però mi devo curare, dannabaccio. Ma... Ho tolto 11. Che schifo, che schifo. Espion ci potrebbe fare il culo. Ma noi abbiamo questo. Che danno si prende? Ma che danno si prende? Hai fatto il critico. Dio Cristo. Ma che palle. Perché c'è lo schermo luce, vedi? Ma era accorto mia che era finito. Dunduser, devi batterlo sto cazzo di rosso di merda. Forza. Che ormai siamo in fondo in questa serie. E aspetto la recensione dei Nabacci. Ora, lui va ucciso subito, perché non voglio che mi riduca l'attacco, sto stupido coglione. Guarda, che rompe sempre il cazzo. Rompe sempre i coglioni. Via da coglioni, tutti. Facciamo fuori anche lui, sì. Qui stiamo attenti a quel che dice il gioco, perché se no non ci si fa. Cioè, battiamo anche tipi contro cui siamo super efficaci per 4 e per 2. Allora? Allora lui se ci fa lanciafiamme, ecco. A parte scioglie meno. Allora, un'altra cura di Cristo. E poi si fa fuori. Mi serve ancora più potenza. Oh, ma che cazzo! Ma che palle! Questi critici! Vincete con quelli! Vincete. Ora avete rotto il cazzo, eh? Brutti imbecilli. Non mi busto nemmeno. Non mi busto. Via dal cazzo! Ti becchi un danno! Becchi! Blastoise, ci fa il culo! Qui il boost è obbligatorio, eh. Ma lui c'ha Blizzard. Guarda, ma anche congelato. Maledetto stronzo. Siete tutti rotti. Ancora. Cristo. Ah, vedi, ce l'aveva. Ma questi affari c'hanno intelligenza? Cazzo ha fatto? Fallite anche voi, mi sa. Cioè, avete un'intelligenza, non so, di cosa, di un cassonetto. Guardalo. Tanto critici a me me le fai, brutto stronzo. Non me le fate. E te che li fa danno normale. Questo non li... No, anche questo mi fa danno normale. Lui che cazzo va che ci faccia? Ma che vuoi fare? Anzi... Ho sbagliato! A questo punto facciamo fuori così. Espion. Fa schifo. Muori. Dai, butta Snorlax, Dio Cristo. Che vuoi fare? No, non va bene così però. Guardalo. Vabbè, tanto... Non ce la fai a competere contro il Dionzetto. Non ce la fa nessuno. Ma neanche la gente con Dazzo Spada e Belly Drum. L'avete visto? Eccolo. Ma che schifo. Ci hai rotto coglione a tutto il team. E ora muori. Cristo. Guarda. Guarda me puppi. Allora, chi cazzo mi rimane?
Tunduser che non riesce a batterlo. Exodia che non riesce a batterlo. Bene. Quindi è Pinsir, ma Pinsir poverino non ce la fa. Non ce la può fare Pinsir perché è sottolivellato. Il povero Pinsir non può farcela. Siamo a 30 minuti e va anche troppo bene. Facciamo fuori sto stronzo. Per favore. Espion, anche te. E già due fuori. Poi metti Charizard. Che dobbiamo far così. Vedi, qui abbiamo giocato bene. Se no ci faceva fuori. Vediamo quanto li togliamo. Cerchiamo di far così allora. Non mi sono boostato. Dio Cristo. Non mi sono boostato. Devo boostarmi con Espion. Allora, che cazzo ci fa lui? Ma sì, Pinsir, Pinsir. Facciamolo fuori, per favore. Guarda. Madonna, che palle. Perché metti Venusaur? Che c'hai Charizard? Perché fai schifo? Ah, perché poi potenza le mosse di tipo fuoco, hai capito? Allora non sei neanche tanto scemo. Però non lo facciamo finire. Mi son già boostato. Non lo facciamo finire. Lo so che li tolgo poco. Facciamo finire sto cazzo di oso. Bene. Oh, ma allora. Allora tu sei una puttana. Allora, questo toglie 75? No, 70, non me lo ricordo, fammi vedere. Fammi vedere. Quindi verrebbe. Sì, alla fine li tolgo come furto. Quindi, tanto vale fa questo. Perché tanto di mezzo al danno con la resistenza sua. Lui ci fa. Meno male, sei scemo. Fallo fuori! Ehi! Oh, ha resistito! Coglione! E ora che fai? Brutto tocco di merda. Metti il sole, così poi entra quell'altro e non fa nulla con le mosse acqua. Madonna, è schifo! Che schifo! Non sono neanche potenziato con Jirai Gumo. Jirai Gumo ti fa il culo. Guarda. Mettilo, Dio Cristo. Tutti dentro. Ma che Whirlpool. Ma che cazzo fai? Perdi i turni. Coglioni. Jirai Gumo. Sale ancora. Cioè abbiamo battuto più facilmente con Jirai Gumo che con altri. Ma allora? Ora lui ci potrebbe fare il culo. Madonna. Cazzi tua. Facciamo sì, perché lui ci potrebbe fare il culo. Meno male, ha perso un turno. Ora vado sotto. Perché c'ha comete? Perché fai schifo? Madonna. Mad Slap. Potrebbe dar noia. Guardalo. Io fallisco sempre quando c'ho 90 di precisione. Quell'altro non fallisca mai se c'hanno 50. Come mai? Dov'è la cosa? Cosa rotta? Dov'è? In culo. Il culo dei programmatori, chi è? Snorlax. Che fate? Alzi la difesa speciale, ma noi abbiamo tutte le mosse fisiche e abbiamo questo! Dio Cristo. E fallisce. Ovviamente. Ovviamente! Guarda, ha vinto anche Pinsir. Fai schifo! Crepa! Puttana di merda. E ora manca Heracross. Come fa un battito Heracross che è più forte di Pinsir? Manca Heracross e Exodia. Exodia mi sa che è l'unico che non può batterlo. A meno che non ci sia un RNG che batte subito Charizard con un critico di lacerazione. Però ragazzi, guarda, RNG del cazzo. Forza. Paralizzato sempre, c'ho il 30%, nemmeno. Cristo. Abbiamo capito come fa qui, eh. Se si muove il signorino. Guarda. Ma che cazzo devo fare io? Allora, mi ha abbassato la precisione.
Questa puttana di merda. Non mi sono neanche boostato per coso. Male, sono più veloce. Non so per quale motivo sono più veloce. Di che proprio fai schifo. Aiuto. Non riesco a batterlo con lui. Oh, non è possibile. Allora, Madonna, con queste mosse di merda. Devo far così, ragazzi. L'unico modo. Lo volete capire? Ora mi si esaurisce. Appunto. Ah no. Dio, facciamone un po' di danno. Beh, magari. Cristo, che coglioni. Curiamoci di nuovo. Si è visto che non c'è più lo schermo luce. Guardalo. Io non c'ho rapido artigli però, E là perché prima ho attaccato prima? E allora? Perché prima ho attaccato prima io? Madonna, io non so se si rende conto lui che sta lottando contro un Pokémon che non può far nulla contro Charizard. Comunque, meglio dirglielo. Guardalo. Ma perché non ci vai a fanculo? Ma perché vai a fanculo ogni tanto? Andate a fanculo, per favore. A fanculo. Tutti. Tutti a fanculo. Sì, sì, tanto poi te lo spacco. Meno male che lo posso spaccare. Mi sono boostato con lo schermo luce o no? Ho sbagliato mossa. No, a parte no, perché almeno li distruggo quell'affare. Lui così sicura, io mi faccio così. Poi mi faccio questo, perché non voglio la precisione ridotta io, del cazzo. Vedi che non c'ha il coso? L'ha ridotta ancora. Non c'ha il... Come si dice? Non c'ha rapido artigli lui. Perché ha attaccato prima di Charizard prima? Poi dopo ha attaccato prima lui. Oh, ma ragazzi, ma io non voglio la casualità, Io voglio una strategia precisa. E qui c'è sempre una casualità del cazzo. Non si capisce. Non ce l'avevo nemmeno. E ora però, questo giro, devi essere solo fortunato nel fatto che sbaglio gli attacchi, Perché fallisco. Allora basta. Guarda. Ci vuole tanto. Ci voleva. E lui che fa? Cosa fai? Mi curo con la limonata. Ma se non raggio non mi toglie nulla. Ma... Madonna. È cieco Heracross, è cieco. È cieco. Dai, che manca Parasect. E fallisce. Ci abbiamo fatta? O no? O c'è qualcun altro? Chi ci metti? Chi ci metti? E lui ci metti. Ho sbagliato. Non tanto male uguale, perché fa schifo. Usa Turbo Fuoco. Usa Murinello del cazzo. Ma per favore. Manca Parasect e poi possiamo proseguire, ma te sei morto 50 volte. E allora provaci te con Parasect. E che cazzo. Provaci te con Parasect, Dio Cristo. Hai sbagliato attacco. Fai colpo critico per favore. Bravo. Ma non dovevi farlo contro di lui. Dovevi farlo contro altra gente. Paralisi di merda. Perché fa quella mossa se poi mi fa quell'altra? È stupido. C'ha Blizzard, sto scemo. Dio Cristo, ma fate schifo. Ora mi puppo tutto. Non c'è neanche bisogno di curarsi. Bravo. Usalo ora.
Non so se ha capito che la pioggia onnibusta le mosse di tipo ghiaccio. Venusaur. Beh, mi vuol fa. Perché fa sintesi? Nonna. E c'ha paura di crepare. Sprechiamo un po' di sludge bomb. Non l'abbiamo mai usata nel gioco. Qui bisogna aspettare che finisca. Guarda me mi gusto. Addormentiamolo così. Sogni d'oro, puttanella. Spreco un turno. Facciamo finire il cazzo di sole. Che poi dopo viene quell'altro scemo. Surrenders lì. Allora facciamo così. Cazzo. Ora che quello scemo dorme. Dov'è? Sì, cazzo. Dai hit ai critical hit ratio, porca puttana. È uguale. Scommetti che ora mi va meglio. Guarda. Puttana di merda. È lottato anche poco. Ora vediamo che fare. È meglio che dorma. Però sono convinto che con... secondo me ci fa fuori con... Madonna, meno male se è scemo. Bene, cazzo. E ora... cazzi tua. Oh, madonna. Che cazzo. Espion che ci fa? Un cazzo ci fa. Però non ci giurerei. C'ho più paura di lui che di Charizard, cazzo. Ecco, questo rompe. Però te dormi. Dormi. Dio Cristo, dovete dormire. A letto. Tutti a letto. Quanto cazzo ti toglie, Diavolo? Tutti a letto. Io c'è Snorlax che si fa dormire prima noi. Ah, guarda quanto siamo veloci. Cazzo. Più veloci di Snorlax siamo. Fai un critico. Che ha fatto? Se me ha fatto russare sto deficiente. Ma crepa! Dio Cristo! Abbiamo sconfitto Rosso con ogni insetto! Ma per favore! Ma crepa l'inferno! E ora però... appunto, ora devo andare avanti, se no lo devo risconfiggere un'altra volta. Ma crepa, Dio buono! Ci ho messo 40 minuti! Però almeno... Vermilion City di merda, non mi ricordo dove. Vedi, il grande Pinsir viene incontro. Fossa, porca miseria, fossa. L'abbiamo battuto con Pinsir che è sottolivellato. Capito? Dio Cristo. Oh, che cazzo. Ora facciamo una osa. Vieni qui. Allora, non mi ricordo dov'è, non mi ricordo dov'è. Vermilion City. Sarà Aranciopoli. Facciamo una prova. Devo volare da questo postaccio. Depositiamo lui. Flipper di merda. Ora insegno volo illegalmente ad Heracross. Allora. Vermilion City ovviamente non è qui. Forza, Flipper, Dio Cristo. Lo schiavo per eccellenza di tutti i team. Vedi, è qui. Perché qui c'è quell'edificio che non capivo mai a che serviva. E serve a quello. Scommetti che lo devo battere di nuovo. È più forte lui, molto, che di Rosso. Ma volete mettere? Che almeno Rosso non c'ha le mosse illegali, ho visto. Sempre come ne sfuga qualcuna, eh. Come... allora... ha battuto il grande Parasite, te l'ha battuto. Che non si può neanche boostare le statistiche. Ma che cazzo? Ma morite. Ma morite. Deficienti, maledetti. Guardalo. Salviamo, porca puttana. Allora, abbiamo già vinto a Yoto. Ora abbiamo vinto anche accanto. Ora c'è da vedere che cazzo si fa. Perché qui non si sa mia. Dai, che mi fai? Guarda, mi cammini con le gambe torte. Che cazzo. Sì. Poi che succede? Dove ci porti? Dove ci porti, brutto labbo? Dove è sotterrato Arcanine?
non sono stato abbastanza onesto con te, con quello che sono veramente, di quello che sono veramente. Ma non è il tempo per questo. Sì, che fai? Sei capo di un'organizzazione criminale del cazzo? International Police Secret, sì. Il quartier generale, ok, della polizia. Adesso è un agente in borghese che lavori per questo qui, allora che cazzo vuoi? Sì, vuol... Ancora questo team roba. Avete rotto il cazzo! Tanto fanno schifo. Se gli diciamo di no... tanto in Pokémon non esiste la facoltà di scelta. Ne dici di no, te lo richiede in continuazione, finché gli dici di sì. Cristo. Si formi Island, E dove sono? Si forma Island. Si forma Island, non sono quelle di Oto. Guardate, ma che è? Non si girano nemmeno. Dateci qualcosa, Dio Cristo. Ma non rompere. No. Si fa male, non so quelle dove c'è Lugia. Non mi ricordo il nome. Allora. Tio becco. Allora, vediamo un po' che si fa qui. Che mi fanno andare avanti e indietro a battere sti coglioni. Madonna e palle. Io Cristo, ma quante volte vi devo uccidere? Quante volte vi devo buttare all'inferno? Vi devo far friggere nella colata infernale lavica dell'inferno? Quante volte? Si forma Island, e do cazzo è? Cristo, mi tocca andare qui, poi andare di qua. Oh. Vediamo un po'. No, questo è Weird Island, Si forma Island. Deve andare al porto? Non ho capito nulla. Ci ho capito un tubo, perché non dico niente. Sempre un trovassi a giro. Dov'è? Qui nevia. Oh! Cristo. Si forma Island, dov'è? Dove sono? Porca puttana troia. Ma qui che cazzo? Si forma Island, almeno che non sia rotto il gioco e finisca qui, ma capisco io. Capisco, andrò a rileggere le osse, come al solito. Cristo, mi fa perdere, guarda come perdi tempo. Madonna. Poi è sparito, non me lo può neanche richiedere. Caso ci fanno le macioche. Qui che è? Nessuno ci dice dove di... Ma che palle, ma quanto devo bestemmiare questo gioco ancora? Per finirlo? Quanto?
Boh. Non so proprio dove sbatte la testa ora. Non c'è un trigger, non c'è un cazzo. Andiamo al porto. Porca puttana. Lo vedi che non c'è? Che è qui? Hollow Cave, come cazzo ci vai? Non c'è qui. Boh. Andiamo a vedere se è qui il trigger. Ma nemmeno. Non c'è la nave. Pilotalo un culo. Oh, io non c'ho voglia di cercare tutto l'episodio, qui. Sì, Form Island. Dove sono? Perché c'è la Battle Tower qui? Non c'è un cazzo. Ma già, c'è questo che è rotto. Mi si bloccò, mi sembra, il gioco. Lì che c'è? Guarda, guarda come c'è roba in più che ti fa perdere. Ma che fai? Lo vuoi brutalizzare, bravo. Qui che c'è? Chi è sto scemo? Ma che cazzo? Ma perdi te, Dio Cristo. Nidorino. Ci abbiamo tutte le mosse per farvi fuori. Guardala. Ma per favore. Ma che cazzo di posto è questo? Energy Powder fa schifo. Ci abbassa l'amicizia. Che è qui? Un altro posto di nabbacci. Ovviamente. Qui che è? Cazzo fa? Ecco. Sapevo. Dio Cristo. Non so neanche cosa sto facendo. Guarda, tanto qui ci hanno messo 8000 labirinti. Ci hanno messo 8000 labirinti, ma non si capisce altro. Allora vaffanculo te il labirinto. Spancaroccio non ce l'ho. Non lo voglio nemmeno. Dove sono stessi Form Island di merda? Qui? Ma nemmeno. Qui c'è nessuno che dice che devo fare. Che cazzo, mi tocca riguardarmi l'episodio per vedere che cazzo ha detto sto scemo. Io non posso stare tutto l'episodio a cercare in ogni luogo, cazzo. Perché è andato via? Poteva dirmi dove... Sì, Form Island, dove sono? Non ci sono. Guarda. Non ci sono. Probabilmente Primisola è quella roba lì. Che si prende da qui? Ah, sì, Form Island. Guarda che culo. Però ci si va solo da qua dietro. No, perché c'è la frana. Perché bisogna andare qui? Perché loro sono lì sotto a farsi le seghe. Dio Cristo. Dai, vi spacchiamo il culo con Pinsir. Almeno salirò un po'. Dio buono. Via. Che tanto senti, c'è la frana di là. Poi. La mia collabino risistemata. Non credo. Guarda quanto è forte. Non ci abbiamo Tiff. No, non ci sta anche a pensare. Ma crepa con una mossa da 40. A me lo sarebbe togli i secondi video esperienza per vedere se si sfotte qualche strumento. A giro. Dai, confondici così io ci facciamo un sacco di male. O forse a te te lo facciamo. Vieni qui, Dio Cristo, che abbiamo battuto Rosso da solo. Madonna, quante volte vi devo dimostrare che siamo enormi in questa serie. Ma che siamo degli insetti. Stiamo riuscendo a battere anche quelli con cui siamo super deboli. Quindi, l'unica cosa è che ci vuole un po' più di strategia, ovviamente. Non si può fare tutto a caso immediato. E qui? Si fa male, sono qua dietro. Ah, meno male. E qui? Oh, che cazzo. Ancora! Tanto che si fa, si arriva in fondo. Ci sono altri tre leggendari che poi scappano. E così. Andiamo. Figlio di puttana maledetti. Quanto vi devo offendere? Ancora. Quanto vi devo offendere ancora? Via da coglioni. Mi fate sprecare mosse. Mi fate sprecare mosse. Bene. Dio Cristo. Lasciala nel culo. Che cazzo. Critico. Guardalo. Lo vedi perché vincono? Lo vedi? Perché vincono? Guarda, ti metto anche uno contro sono debole. Fuori a coglioni.
Vedi perché vincono. I critici le faccio dopo, quando muoiono già di suo. Dov'è, Dio Cristo? Dov'è il max il revive di merda? Chi lo vuole allenare? Non è possibile, in ogni episodio mi fanno incazzare. Ci sta. Questo gioco del cazzo. Non mi fai nulla. Non mi fai. Ma che stock pile. Stock pile fa. Maledetto. È forte nebbia. Nube mi sembra nebbia. No, quello è nube. È forte. Madonna. Ma allora sei stronzo. Dacci tutta l'XP, che bisogna finire il gioco. L'abbiamo già finito due volte, è vero. Sorry. Volevo vedere che cazzo sono inventati qui. Tanto ormai siamo a 55 minuti. Tanto vale fare l'episodio di 1:30. Qui è tosta. Madonna, avete rotto il cazzo. No, tutti si fa fuori. L'hai finito, brutto scemo. Non si cura, Weezing. Come mai? Come mai non ti curi? Che siete tutti rotti. Siete tutti rotti di merda. Che è sta roba? Questo è peccato che non è la Shoal Cave, quindi fuori da coglioni. Certo. E certo. Ora si inizia col puzzle di merda. Per farmi incazzare come una iena. Certo che sì. Repellente, per favore. Useremo tutti, Dio Cristo. Madonna. Guarda come. Ah, meno male posso spostare. Facciamo il culo. Si è bustato, guarda, è resistito. Special attack, non ce l'ho nemmeno. Madonna, è schifo. Loro sono forti in queste mosse, però, eh. Aiuto! Muoio sottoterra col veleno. Intossicato. Allora, questa. Cosa ci fai mosse speciali? Sei scemo. Siete tutti coglioni in questa lock. Vincete con Pokémon Broken con le mosse illegali. Vincete con brutti colpi. Ecco come vincete. Per il resto nessuno sa utilizzare una strategia intelligente per vincere. Perché una strategia intelligente, un VD, mette un Charizard e fagli usare Turbo Fuoco 10 turni e quando li pare usa Lanciafiamme. Cazzo, usalo subito, no? Ma che schifo. Però tanto fanno le ossa intelligenti, cambiano quando te sei sottoterra per fare fossa. Quindi vuol dire che la strategia non manca, solo che non viene utilizzata bene. Questo vuol dire che non è stato programmato bene per quello. Che cazzo, ma chi volete prendere per il culo? In abbacci deficiente prendete per il culo, il del metal no. Dai, su, portiamolo a giro per tutte le Seaform Island. Su, sennò come si fa a romperci i coglioni? Lasciamo quel nabbaccio lì. Tanto poi dovrò andare dall'altra parte a fare la stessa cosa e scommetti. Oh, ci ho azzeccato. Quindi un cazzo. Insomma, io che devo fare qui? Vanta roba. Sono sempre gli stessi, c'avete. C'avete sempre i coglioni deficienti del cazzo. Ma già, anche al volante devo da lui. Guarda, hanno rotto il cazzo. Madonna. La madonna del cazzo. Forza. Ho fatto anche il critico. Guarda.
Guarda come si sfiora quasi il 100. A forza di batte sti Pokémon rotti di merda. Ah, che palle. Sì, sì, tanto non c'è bisogno. Fuori. Fuori da coglioni. Che c'è, Articuno di merda qui? No. Che è sto scemo? Ancora te. Oh, una lotta in doppio, finalmente. Ci fai un cazzo. Ci fate un tubo. Lui che c'ha nube di merda. Hai sbagliato. Allora, ancora. Fai schifo, ipno di merda. Fai schifo. Guardate il VGC 2018, Dio Cristo. Fuori da coglioni. Allora, c'è bisogno... Cosa? Madonna. E ora che si fanno fuori? Non c'ho più nulla. Non c'ho... Usiamo questo. Usiamo. Andiamo. Il Parasite poverino dura poco. Però fa il culo a tutti uguale. Natiket, ma che schifo! Non toccare Jiraigumo perché ti spacco la faccia. Guarda come puppa. I rati di merda. Ehi, anche lui puppa. E puppa anche lui a sto giro. Dio Cristo, non siamo di un set, siamo deboli all'acciaio. Fuori da cazzo. Lo facciamo fuori? Oh, ma neanche. Oh, alleluia. Guardate, Exodia come sale a livello 87. Oh, fuori da coglioni. Che mi dai? Un locker, che fa? Che sblocca? Dov'è? Oh. Quindi... Ah, vabbè, Lush potrebbe far andare nelle isole nuove. Andiamo a vedere, che cazzo. Tanto qui... Credo di aver finito. A regola. Vediamo un po' che dice sto... Sto ritardato. Maledetto. Dov'è l'antidoto di merda? Non ce n'ho più. Facciamo fuori tutte le acque fresche. Quindi ragazzi, alla fine io ho vinto tutte le sfide che mi sono messo, in testa, quindi tra una e l'altra. Ma io l'ho già fatto, quindi vai a cacare. Io ho già il pass, quindi ora si va a vedere se funziona. E ti lasciamo lì a crepare, brutto deficiente. Ho battuto il boss. Che cazzo devo fare ancora? Mia. No, ovviamente. E allora tornerò lì. Allora niente, ci torno nel prossimo episodio perché mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Perlomeno voglio arrivare fino al punto in cui voglio vedere totalmente la Chrome. Che si brutalizza da sola, che non va più avanti. Perché ci scommetto quello che ti pare che verrà interrotta brutalmente. Perché l'hanno programmata bene, scommetti? Ci hanno messo 8000 osse. Allora... Te ci dici che bisogna distruggere tutto. Abbiamo distrutto il boss. Quindi non vedo il motivo di ritornarci. Però lo faremo nel prossimo episodio 13 della Ragnarok. Che ormai è vinta, sta rivinta, Dio Cristo, è stata distrutta Kanto, è stata distrutta Johto, andremo a distruggere anche ste cazzo di isole, non ci rimarrà più niente.